Buongiorno perline. Allora, in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial dei miei orecchini mantra. Per realizzare questo modulino abbiamo bisogno di pochissimo materiale. Cipollotti 3x4 mm, cipollotti 2x3 mm, poi abbiamo bisogno di rocai 11-0, rocai 15-0, e rocai 8-0. In realtà la rocai 8-0 servirà esclusivamente per la monachella, per inserire l'anellino. Ma se volete potete fare anche un anellino con le 15-0 tranquillamente. Inoltre abbiamo bisogno di una goccia. Io ho questo componente che ho smontato in pratica da una collana piena di cipollotti, trovata dai cinesi, solo 2 euro, e quindi non potevo lasciarmela scappare. Allora, la tecnica è abbastanza semplice, bisogna acquisire solo un po' di confidenza, è la classica tecnica Raw. Allora, il primo passaggio da fare per la realizzazione del modulino è inserire sul lago 4 rocai 11-0 alternate a 4 cipollotti 3x4. Io per comodità l'ho già fatto. Chiudete a cerchio, fate i soliti nodini, dopodiché uscite da un cipollotto 3 per 4 mm. Usciti dal cipollotto, dobbiamo aggiungere questa sequenza: una rocai 11-0, un cipollotto, un'altra rocai 11-0, un cipollotto, un'altra rocai 11-0, un cipollotto e un'altra rocai 11-0. Quindi 4 rocai 11-0 alternate a 3 cipollotti. Usciamo dal cipollotto, questo qui, e rientriamo all'interno dello stesso cipollotto. Ecco qua. Questo passaggio dovremmo farlo fino a raggiungere un totale di 6 cipollotti centrali, che sarebbero questi. Ci troveremo così, quindi abbiamo 6 cipollotti 3x4 centrali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questo punto fuoriusciamo da un cipollotto laterale, questo qui, e aggiungiamo la stessa sequenza che abbiamo aggiunto fino ad ora. Quindi 3 cipollotti alternati a 4 rocai 11-0, quindi una rocai, un cipollotto, una rocai, un cipollotto, una rocai, un cipollotto e una rocai. E ci inseriamo nuovamente, se ce la faccio, nello stesso cipollotto. Ecco qua. A questo punto dobbiamo costruire la seconda parte dell'orecchino, sempre con la stessa tecnica, soltanto che noi a questo punto avremo a che fare con due passaggi a seconda del cipollotto dal quale usciamo. Mi spiego meglio. Allora, se usciamo da un cipollotto se usciamo da questo cipollotto, la prima sequenza da aggiungere sarà una rocai, un cipollotto, una rocai, un cipollotto e una rocai, quindi 3 rocai alternate a 2 cipollotti. Così. In realtà questa tecnica è semplice, ma è più difficile spiegarla piuttosto che farla. Cercherò di essere il più chiara possibile, quindi questa sequenza e ci inseriamo all'interno di questo cipollotto laterale e chiudiamo. Prima di rientrare all'interno di questo cipollotto dobbiamo aggiungere un'altra rocai, quindi inseriamo una rocai e ci infiliamo nel cipollotto. Ecco qua, si è andata a formare un altro modulino. Adesso il giro cambia perché noi usciamo
Sempre dal cipollotto, dall'ultimo cipollotto, quindi questo qui. Però il giro si effettua in questo modo. Quindi, uscendo da questo cipollotto, aggiungiamo una rocaille e ci inseriamo nel cipollotto laterale. Questo qui. Ok, ce la posso fare. Ecco qua. Adesso stiamo uscendo da questo cipollotto. Aggiungiamo una rocaille, un cipollotto, una rocaille, un cipollotto e una rocaille. Quindi tre rocaille alternate a due cipollotti. E rientriamo nel cipollotto che si trova sotto e chiudiamo. Ecco qua. Vi consiglio di ripassare più volte all'interno del lavoro in modo che l'orecchino si irrigidisce e non risulta sbilenco o moscio. Nuovamente usciamo da questo cipollotto. Perfetto. Adesso, uscendo da qui, noi dobbiamo fare questo giro. Quindi aggiungiamo una rocaille, un cipollotto, una rocaille, un cipollotto e una rocaille. Quindi tre rocaille alternate a due cipollotti. Ed entriamo nel cipollotto laterale. Scusate ragazze, magari risulto noiosa, ma è per cercare di spiegarvi al meglio i passaggi da effettuare. A questo punto, per chiudere, dobbiamo aggiungere una rocaille ed entrare in questo cipollotto. Oppla. Così. Usciamo. Quindi rientriamo all'interno delle perline, usciamo da questo cipollotto, inseriamo una rocaille 11-0 e ci inseriamo nel cipollotto laterale. A questo punto aggiungiamo sempre 3 rocaille 11-0 alternate a due cipollotti. Ecco qua e concludiamo il giro inserendoci all'interno di questo cipollotto. Ok, diciamo che la struttura dell'orecchino è fatta. Adesso dobbiamo andare a lavorare lateralmente. Allora, fuoriusciamo. Da un cipollotto. Diciamo, usciamo dall'ultimo cipollotto. Ecco, da qui. Qua agli angoli andremo ad aggiungere 5 rocaille 15-0. 1, 2, 3, 4 e 5. E ci inseriamo in questo cipollotto e andiamo a fare l'angolino. Qua lateralmente tra un cipollotto e l'altro aggiungiamo un cipollotto 2x3 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Questo lo facciamo per altre 3 volte, 1, 2 e 3. Arriviamo all'angolo e aggiungiamo 5 rocaille 15-0. Arrivati a questo punto, usciamo dal cipollotto su e andiamo praticamente ad aggiungere sul lago una 11, una 8 e una 11. Questa rappresenta la parte in cui andremo ad agganciare
La monachella. Ecco qua. A questo punto, all'angolo, aggiungiamo sempre 5 rocai 15-0. Tra i cipollotti laterali aggiungiamo un cipollotto 2x3. Arriviamo all'angolino qua, altre 5 rocai 15-0. Arrivati dall'altra parte del lavoro, quindi qui dove andremo praticamente ad agganciare la goccia, aggiungiamo 5 rocai 11-0 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Ecco qua. A questo punto dovremmo fare l'ultima decorazione, che è praticamente l'aggiunta di 3 rocaie 11-0 tra un cipollotto 2x3 e l'altro. Adesso lo facciamo insieme, così vi faccio vedere, anche se è una cosa veramente semplicissima. Quindi fuoriusciamo, magari se non si fa il nodo, da un cipollotto 2x3. Ecco qui, aggiungiamo 3 rocai 11-0 e ci inseriamo nel cipollotto 2x3 successivo. Magari se metti a fuoco. Ecco qua. Dobbiamo fare questo passaggio anche qui, 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 allora, a questo punto, ragazze, non ci resta che aggiungere la nostra goccina e la mettiamo qui dove ci sono le 11.0. Di qua, ecco qui, mentre l'anellino qui lo inseriamo all'interno della 8. Ecco qua, mettiamo la nostra monachella. Opla. Ecco qua, molto carino. Allora, i nostri orecchini mantra sono pronti. Tra l'altro, io avevo anche realizzato con gli stessi toni l'anello con una dom incastonata con dei cipollotti. Troverete anche il tutorial nel mio canale. E nulla ragazze, spero che i passaggi siano stati chiari. In caso contrario, potete contattarmi tranquillamente in privato. E nulla, alla prossima. Ciao!